Buongiorno a tutti e benvenuti a questo importante webinar. Io sono Stefania Dota, sono il vice segretario generale di ANCI Nazionale, accanto a me la vice direttrice di, dell'Unione delle Province Italiane di UPI, collegate e ringrazio. I relatori a cui passerò eh, la parola dopo questa mia brevissima eh, premessa eh, di apertura. Ringrazio anche perché mi è stato detto che è collegato il ragioniere eh, generale dello Stato che ringrazio per l'attenzione che vuole dedicare a questo importante tema per l'attuazione del PNRR e a cui poi se vuole eh, e se riusciamo risolvendo dei problemi tecnici possiamo anche dare... La parola se in, eh, volesse intervenire ovviamente benvenuto, do il benvenuto ovviamente a tutti voi ehm, collegati, siete tanti, tantissimi, quindi vuol dire che abbiamo colto nel segno rispetto al fabbisogno di eh, informazione rispetto ad un tema quale è quello appunto del fondo MEF per le opere ehm, indifferibili che eh, ormai è eh, in, nel, diciamo, nel suo secondo semestre di assegnazione. Per quanto riguarda la procedura di preassegnazione che per quella ordinaria. Ed è proprio questo il mio brevissimo. Uh, ed è proprio su questo che mi concentrerò nella mia brevissima introduzione di apertura. Uh, perché abbiamo voluto realizzare questo webinar? Per l'appunto perché, come vi anticipavo, ci arrivano uh, sia a noi che a UPI che al MEF domande um, su come uh, avverranno le uh, procedure uh, di monitoraggio e di verifica. Successiva rispetto alle preassegnazioni del primo semestre, nonché notizie sulle procedure cosiddette ordinarie, perché i commi da um, 369 a 379 della legge di bilancio per il 2023, lo ricordiamo, appunto, prevedono un rifinanziamento del DL 50 rispetto a questo fondo. Che è un fondo che serve, lo ricordiamo sempre in tutti i webinar che abbiamo già organizzato insieme al WEF sul tema, serve appunto a compensare l'aumento la, diciamo, del costo dei materiali e quindi la revisione prezzi necessaria per l'appunto alla revisione e alla rimodulazione dei quadri economici successivi all'adeguamento dei prezziari regionali e appunto all'aumento dei prezzi dei materiali. Il, il fondo uh, dicevamo ha due eh, modalità di assegnazione, su cui poi il MEF, i rappresentanti del MEF a cui darò la parola, um, vi uh, illustreranno in particolare sia lo stato di attuazione che in, nel dettaglio um, come eh, sta avvenendo uh, la verifica rispetto a quanto già uh, assegnato attraverso appunto la procedura di cui al comma 369 e quindi la preassegnazione. Um, per la preassegnazione, per l'appunto, il comma 369 della legge di bilancio prevedeva uh, che uh, per tutti le procedure avviate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 um, attraverso un, uh, una procedura che uh, adesso vi dirò e che appunto coinvolgeva le amministrazioni titolari delle misure che avevano già um, formulato e um, pubblicato uh, decreti di assegnazione di risorse per finanziamento di investimenti a valere su risorse PNRR e PNC, um, questa, questa procedura, appunto in collaborazione con i ministeri titolari delle misure, um, individuava un importo di risorse um, pre, da preassegnare, per l'appunto, pari al 10% uh, entro il 10 di gennaio, entro il 10 di giugno per il secondo semestre. Uh, le amministrazioni titolari di uh, queste uh, risorse di queste misure, quindi già assegnate ai uh, soggetti uh, beneficiari e quindi ai soggetti attuatori di interventi a valere su risorse PNRR, e PNC, um, avrebbero dovuto appunto uh, entro il 10 di giugno uh, per il secondo semestre pubblicare uh, i CUP uh, che uh, avevano diritto, hanno diritto alla um, preassegnazione del 10% in più rispetto all'importo individuato nel decreto di assegnazione delle risorse PNRR dunque rispetto alla seconda scadenza, quella del 10 di giugno um, sappiamo e poi ci diranno uh, con uh, diciamo maggior dettaglio i rappresentanti e le rappresentanti del MEF sappiamo che uh, le amministrazioni titolari um, hanno uh, pubblicato sui propri siti e quindi vi raccomandiamo già uh, uh, in, in questa mia breve um, relazione introduttiva, vi, già vi raccomandiamo di verificare la pubblicazione sui siti delle amministrazioni titolari delle misure che vi sono state finanziate quindi i cup pubblicati sui siti delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e PNC perché? Perché entro 20 giorni, entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione sui siti di queste amministrazioni titolari delle misure e quindi entro fine giugno occorrerà Confermare occorrerà che i soggetti beneficiari debbano confermare la preassegnazione, la mancata conferma. Ed è questo, diciamo, il, il motivo anche per cui abbiamo condiviso con il MEF eh, l'importanza di poter organizzare in tempi brevi questo webinar. La mancata conferma, dice la norma da parte del soggetto beneficiario della misura e quindi soggetto attuatore comporta um, una uh, decadenza um, dalla preassegnazione. Dunque l'importanza di questi termini e la procedura che poi appunto vi sarà illustrata nel dettaglio. Um, nel, Nell'ambito invece della procedura ordinaria e quindi uh, uh, comma dei commi 375 e, e seguenti della legge di bilancio di quest'anno, eh, lasciando ovviamente poi eh, la parola um, alle rappresentanti del MEF. Io voglio darvi soltanto due um, importanti informazioni. La prima è che, eh, come sapete, siamo, riuscite, eh, siamo riusciti come, con la collaborazione del MEF a uh, correggere la norma che non prevedeva la possibilità eh, di accedere al fondo con accordi quadro stipulati con Invitalia per ehm, gare ehm, avviate dal 1 eh, gennaio del 2022 al 17 maggio del 2022, cioè data antecedente alla pubblicazione del DL50. Questo ha consentito, questo correttivo ha consentito di um, accedere al fondo, di far accedere al fondo anche uh, tutti i soggetti attuatori uh, degli investimenti um, a valere sulle risorse del programma per la qualità dell'abitario urbano. Quindi tutti gli investimenti Pinqua um, e tutti i comuni e le città metropolitane che per l'attuazione dei progetti Pinqua avevano aderito all'accordo quadro con Invitalia che aveva appunto gare um, avviate prima del 18 maggio 2022. Um, Un'altra importante um, novità uh, è uh, la, la possibilità di accedere alla procedura ordinaria, quindi al comma 375 della legge di bilancio, anche per tutti i soggetti beneficiari di uh, risorse, quindi assegnatari di risorse a valere appunto um, su PNR. PNC um, per, um, per quanto riguarda uh, il, sempre appunto la, la, per, il mancato perfezionamento di uh, procedura ordinaria o di preassegnazione grazie a un emendamento che andrà in votazione al DL44 speriamo insomma che alla fine riusciremo così um, a recuperare anche tutti quei cup e tutti quegli investimenti tut, da parte diciamo, dei soggetti attuatori che non erano riusciti a perfezionare nei tempi uh, la, la procedura ordinaria ovvero um, anche rispetto a chi aveva avviato le gare precedentemente appunto al 1 gennaio e uh, 17 maggio 2021 e um, questo emendamento dovrebbe essere approvato a breve al DL 44 in via definitiva e dunque riusciremo a recuperare anche um, l'accesso al fondo per questi investimenti. Infine, a valere sulle, uh, sulle, diciamo, uh, sul, mh, sulle risorse del FOI con procedura ordinaria, um, uh, il, tutti, uh, tutte, diciamo, le, tutti gli investimenti che successivamente sono stati finanziati con risorse dello Stato e penso eh, al, um, allo scorrimento della graduatoria degli investimenti eh, di rigenerazione urbana, quelli finanziati dal Ministero dell'Interno, sono stati ammessi sempre con un emendamento al DL, questa volta al DL13, eh, sono stati ammessi appunto a mh, eh, finanziamento attraverso una modifica del comma 375 e quindi quindi attraverso l'accesso al fondo delle opere indifferibili del MEF con la procedura ordinaria dunque potrebbero rientrare già nel secondo semestre perché e qui chiudo e passo la parola immediatamente alla dottoressa Vecchione, che um, vi um, entrerà diciamo più in linea verticale e nel dettaglio sull'utilizzo sull um, diciamo del, del fondo sulle opere indifferibili illustrandovi eh, diciamo più eh, nel dettaglio lo stato dell'arte e come il MEF ha operato finora e cosa ancora c'è da fare e, quello che eh, volevo alla fine eh, di questa mia breve eh, introduzione dirvi è che eh, come già eh, affermato dal MEF e dal Uh, All'indomani uh, dell'entrata in vigore della legge di bilancio, soprattutto per quel che riguarda le uh, preassegnazioni, uh, che abbiamo detto um, hanno scadenze semestrali, così come la procedura ordinaria, cioè il dato comune e la scadenza semestrale. Primo. Uh, procedure avviate dal 1 gennaio al 30 giugno 2023, procedure di gare avviate dal 1 luglio al 31 dicembre 2023. Ecco, indipendentemente uh, dalle scadenze um, e quindi dalla semestralità con cui si accede alla alla preassegnazione del 10% eh, quello che ci sentiamo eh, ci siamo sempre sentiti di dirvi è che una volta eh, confermato l'importo della preassegnazione e su questo um, i rappresentanti del MEF eh, sapranno dettagliare anche eh, meglio e di più come ciò avverrà um, una volta confermato l'importo della preassegnazione del fondo eh, è eh, opportuno anzi è necessario che voi andiate avanti perché la conferma dell'importo che vi è eh, stato preassegnato di risorse a valere sul fondo è eh, titolo per poter adeguare i vostri quadri economici e procedere speditamente nell'attuazione dell'investimento appunto che avete a valere su risorse PNRR PNC per quel che riguarda appunto la procedura di cui al comma 369 della legge di bilancio di quest'anno. Scusate se mi sono dilungata un po', ma eh, l'argomento era molto e eh, molto sentito da parte dei soggetti attuatori e quindi volevo eh, diciamo anche da Conto di uh, alcune novità e, e diciamo di um, ultime disposizioni di legge che sono andate incontro alle esigenze che ci sono state manifestate all'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio. Quindi, Uh, ringraziando nuovamente eh, le rappresentanti del MEF e augurandomi che appunto il Ragione Generale dello Stato possa successivamente collegarsi uh, per un saluto e si possano risolvere i nostri problemi tecnici, passo la parola alla dottoressa Nunzia Vecchione eh, per la sua relazione introduttiva e, e quindi entrare nel vivo e nel dettaglio del tema eh, che oggi è all'ordine del giorno. Sul, scusate, stanno arrivando tantissime richieste, già tante, eh, tanti quesiti. Risponderemo alla fine, eh, come sempre, eh, del webinar per diciamo immediatamente su quelli che appunto sono i quesiti di più facile. Facile, um, soluzione e poi comunque pubblicheremo tutte le fac successivamente sui siti di Anci e del MEF. Passo la parola alla dottoressa Vecchione. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio Lanci, ringrazio Lupi perché anche per noi è importante che vengano uh, forniti dettagli operativi agli enti che partecipano. Perché eh, nel corso di questa esperienza che ormai ci portiamo avanti da oltre un anno, perché eh, le, come sapete le, le assegnazioni hanno avuto origine nel 2022. Quindi abbiamo comunque necessità di chiarire alcuni aspetti nel reciproco interesse. Volevo dire che però, qui con me c'è il ragioniere generale. Che magari se vuole si collega per, una, per un saluto. Eccoci. No, salve, salve a tutti. Era solo un saluto per la verità. So che non mi sono potuto collegare. Non, non, sono, <ride> non, sei non sono abilitato, però va bene Sono venuto qui. Era un saluto anche perché anche questo ulteriore, come dire. Eh, individuazione dei criteri poi di riparto del FOI credo che siano importanti spero se riescano a fare velocemente come abbiamo fatto i precedenti eh, più veloci andiamo meglio è poi, poi vediamo ci regoliamo insomma in base, in base a come vanno se ci sono difficoltà fatecelo ovviamente sapere mi, 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 diciamo, mi, 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 mi rivolgo in particolare ad Anci che, che è collegata eh, noi siamo qui se ci sono problemi qualsiasi cosa avvisateci ecco solo questo un saluto a tutti Grazie mille, grazie mille di essersi collegato. Grazie. Noi abbiamo organizzato questo webinar proprio con il MEF con voi perché le richieste di assistenza, supporto sono come immaginerà, tante, tantissime. E sono, ci sono tanti, tanti che appunto adesso si interrogano rispetto. Al, al secondo semestre, come funzionerà sia la verifica ex post della preassegnazione del primo semestre, sia come appunto eh, nel secondo semestre eh, dovranno eh, confermare la, le, diciamo, la procedura di cui alla legge di bilancio. Ecco perché abbiamo organizzato questo, questo webinar. Questi webinar, perché, eh, come lei sa, sono tantissimi. Quelli che abbiamo organizzato insieme al web, eh, insieme al MEF, e l'ultimo ha avuto mille, più di mille iscritti e, e partecipanti fino alla fine. Oggi siamo a 500, ma contiamo insomma uh, di organizzarne anche altri perché siamo del vivo dell'attuazione di questi investimenti, quindi il, il, lo sforzo deve essere corale, noi ci crediamo e veramente grazie di essersi collegato e di aver portato il suo saluto e, e a tutti uh, gli operatori che oggi sono collegati con noi. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro. Allora, per proseguire io eh, poi lascerò la parola alla dottoressa Cappu e alla dottoressa Puglisi che di fatto eh, anche proprio da un livello operativo curano eh, l'attuazione del, della normativa sul FOI. Io volevo soltanto dare qualche numero per rendere conto del grande sforzo che abbiamo compiuto. A livello normativo, se partiamo dalle norme, partiamo dal, da maggio del 2022 per arrivare all'emendamento del... Del decreto legge PH, come diceva prima la dottoressa Dota, è in corso di conversione. Eh, altro aspetto che eh... Voglio rappresentare sono anche le entità delle risorse che sono state assegnate e nella procedura definitiva 2022. Tra preassegnazioni, assegnazioni e procedure di recupero, parliamo di circa 6 miliardi. Eh, quindi è uno sforzo enorme che, che è stato fatto. La preassegnazione del eh, del 2023, eh, tra ordinaria e, e preassegnazione, parliamo di altri 3 miliardi e, e 100, 3 miliardi e 2, quasi. Quindi, ci rendiamo tutti conto di quello che eh, significa eh, lavorare a questo fondo e qual è lo sforzo che stiamo mettendo in campo. Voglio solo farvi un paio di numeri, poi lascio veramente la parola, ma credo che sia importante avere una, una, una visione del contesto generale nel quale ci muoviamo. Nel 2022, grazie al FOI, perché, grazie al FOI che ha eh, colmato quel gap che altrimenti non avrebbe permesso di andare a gara, eh, ci risultano avviate gare per 5.500-5.466 gare. Per il FOI 2023 eh, non abbiamo ancora il dato delle gare, ma abbiamo il dato dei numeri dei finanziamenti per interventi. Abbiamo avuto richieste soddisfatte per gli interventi di, ehm, per la preassegna di, di circa eh, 6.300 altri interventi. Quindi ci rendiamo conto che mole di risorse e che di attività propedeutiche alle gare sta muovendo questo fondo. È chiaro Chiaro che nell'ambito di tale complessità procedurale e finanziaria ci possono essere sicuramente degli aspetti non molto chiari e siamo qui per questo però ecco ripeto dobbiamo anche avere presente il grande sforzo che il mef la ragioneria in particolare sta mettendo in essere in campo con ripeto con, non lo dico per dire ma insomma il, il mio ispettorato con l'aiuto della dottoressa Caffù che è il, insomma il nostro dirigente generale di studio e ricerca eh, non abbiamo tantissime risorse umane, ma ci abbiamo messo il cuore e l'anima. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Siamo a disposizione quindi per darvi tutte le spiegazioni che, di cui avete necessità e proviamo a dare le prime ora con, eh, con, questo, con questa iniziativa, con questo incontro. Eh, per quanto riguarda eventuali eh, domande che vorrete fare, noi ci riserviamo di eh, raccoglierle e di rispondere ovviamente in maniera, eh, come posso dire, sistematica eh, nel, al termine del, di, di questo webinar. Eh, Magari nei prossimi giorni, ma ovviamente molto ravvicinati perché ci rendiamo conto che avete anche problemi pratici. Ecco, eccoci qui, siamo qui a vostra disposizione, la, la dottoressa Caffù e la dottoressa Puglisi ora vi spiegheranno nel dettaglio tutte le procedure. Io se voi siete d'accordo, se la, insomma, la presidenza dell'ANCI è d'accordo, eh, cederei la parola alla dottoressa Caffù che parlerà della preassegnazione del 2023. Grazie mille per l'attenzione. Grazie. Fabio vuoi aggiungere sì, qualcosa? No, no, posso no, iniziare? assolutamente. Ok, allora io condivido lo schermo perché abbiamo preparato anche qualche slide che abbiamo già eh, diciamo, anticipato in modo tale che vi possa essere fornita. Eh, le Chiedo solo se devo invertire lo schermo o va bene così? Va bene così. Ok, perfetto. Allora, eh, oggi vogliamo cogliere l'occasione per fare un punto generale perché nel secondo semestre, in questi giorni, si stanno aprendo diverse procedure contemporaneamente. Quindi abbiamo deciso di eh, dividere la nostra presentazione su quattro macrofiloni. Una parte introduttiva del dove siamo arrivati col FOI nel dettaglio. Come diceva la dottoressa Vecchione, il FOI nasce nel 22 ha avuto una storia serrata di decreti, assegnazioni e procedure anche da parte vostra da svolgere, quindi volevamo fare un piccolo punto della situazione richiamando l'attenzione ancora su alcuni punti base del FOI che alla luce dei quesiti che stanno arrivando alla casella istituzionale sembrano ancora non ben metabolizzati. C'è tutta un'attività che abbiamo in corso sul FOI del primo semestre preassegnazione, perché ricordi, voglio ricordare a tutti che l'assegnazione diventa definitiva solo quando voi ci dite che siete andate a gara e quando è stato effettivamente fa bisogno assegnato. Dedicheremo una forte parte sulla procedura del secondo semestre, che arriveranno ad essere tre. Ci sarà la preassegnazione e la procedura ordinaria che sono già aperte, entrambe più quella che abbiamo chiamato procedura di riallineamento, che recupererà una serie di casistiche che sono emerse nel corso di questi mesi. Chiudiamo con eh, un anticipo di una FAC che andremo a pubblicare a breve, più alcune FAC che vorremmo fare alla luce dei diversi quesiti che stanno arrivando. Come hanno già detto tutti, il FOI 2023 è disciplinato di fatto da, dalla legge di bilancio per l'anno 2023, i combi da 369 a 379. La prima cosa che voglio sottolineare è che il FOI serve per adeguare le basi d'asta, le risorse del FOI servono per permettervi di andare a gara con i quadri economici aggiornati, quindi... Questo lo voglio sottolineare più volte perché ancora adesso arrivano domande. Il FOI vi serve per adeguare il vostro quadro economico e andare a gara col quadro economico aggiornato, al fine di rendere, diciamo, maggiormente coerente all'adeguamento dei prezziari ciò che portiamo a base di gara. Quindi la gara è quadro economico pre FOI, quadro economico post FOI, vado a gara. Quindi questa è una cosa che. Valeva ovviamente fin dall'anno 2022, perché il FOI nasceva per permettervi per andare a gara con i quadri economici aggiornati. Un breve punto della situazione sul quadro generale delle risorse. Sul fondo opere indifferibili sono state messe ingenti risorse per permettere di muovere tutto quello che è il grosso no, che è PNR e PNC e permettergli di andare a gara con i quadri economici aggiornati. Ci sono più di 18 miliardi a disposizione tra risorse 2022 e risorse 2023 ed è la prima parte sopra che vi riepiloga un po' tutte le risorse disponibili. Quello che mi premeva far vedere è anche a che punto siamo un po' con queste risorse. Come voi sapete... Tutta la fase del poi anno 2022 si è chiusa con un decreto di assegnazione definitiva, decreto di assegnazione definitiva che è andato a fare un punto della situazione sia sulla preassegnazione dell'anno 2022 sia sulla procedura ordinaria, congelando in qualche modo definitivamente quello che è successo per l'anno 2022. A quello abbiamo aggiunto una procedura dell'anno 2022 che abbiamo chiamato procedura di recupero, che anche questa ha portato via una fettina di soldi. Nell'anno 2023 si sono aperte due norme principali, le procedure del primo semestre, che riguardano sia la preassegnazione che ha portato diciamo, ad erodere il nostro budget per 800 milioni. Il grosso che è stata la procedura ordinaria con 2 miliardi e 3 e poi come anticipava la dottoressa Dota c'è il più recente decreto di assegnazione che è stato quello per il Pingua, ovvero per la parte del Pingua che era andata a gara con gli accordi quadro in Vitalia, per la quale è stato definito per norma di dare una preassegnazione pari al 20% sui singoli cuppa facenti parte dell'accordo quadro. Sui nostri 18 miliardi disponibili, ad oggi consumati, sono 9 miliardi e 3. Ad oggi perché, come vi dicevo, la prima fase che abbiamo in corso, che era già aperta ancora prima di aprire le procedure del secondo semestre, erano le verifiche esposte della preassegnazione del primo semestre che hanno accantonato 800 milioni, ma che si trasformeranno in assegnazione definitiva non appena accertato che siete andati a gara veramente. Ricordo a tutti, come sempre quando parliamo di FOI, che all'interno dell'area riservata RGS fin dall'anno 2022 abbiamo inserito una serie di FAC. FAC che in larga misura restano valide anche per l'anno 2023, pur essendo cambiato un po' i riferimenti normativi, ma la sostanza di quelle FAC resta invariata. Eh, quattro sono le FAC su cui voglio richiamare l'attenzione. Il concetto di come determino il fabbisogno finanziario, quindi quella quantità di risorse per la quale io accedo al fondo, quali sono le voci del quadro economico che possono essere coperte dal fondo a seguito dell'adeguamento dei preziari, cosa accade in caso di cofinanziamento, quindi opere cofinanziate con altre risorse e di nuovo torniamo su cosa è per noi procedura affidata, ossia il requisito che andiamo a verificare e che ci permette di, di verificare che avete rispettato uno dei requisiti di accesso al fondo. Quindi tutte queste facche li trovate all'interno di RRGS unitamente ai manuali. Comunque in ogni caso, alla conclusione della nostra giornata abbiamo già mandato già ad ANCI PowerPoint, ma forniremo sia ad ANCI che a UPI, oltre alla presentazione di oggi, anche tutti i manuali che avete in corso per le procedure che abbiamo aperto, in modo tale che avete un pacchetto completo per lavorare bene nelle prossime settimane. Allora, come si determina il fabbisogno? I riferimenti normativi per l'anno 2023, comma 371 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023. E eh, come determino il fabbisogno finanziario? Ho un quadro economico pre-adeguamento prezzi, applico i miei prezzi al mio quadro economico, da lì determino il fabbisogno per il quale faccio richiesta di accesso al fondo opere indifferibili. Uh, due requisiti. Io ricordo tutti che una volta calcolato il fabbisogno io devo nettizzare di due cose, di ciò che posso fare con le mie forze, quindi se all'interno del mio quadro economico io riesco a rimodulare in qualche modo le mie somme a disposizione a favore del maggior fabbisogno che ho, ne devo dare conto e vanno detratte, così come devo detrarre eventuali economie che ho di altri progetti che potrebbero darmi una mano ad andare a gara con il mio preziario aggiornato. Quindi accedo al fondo al netto di tutto il ragionamento che faccio sul mio quadro economico ed anche sulle risorse che posso metterci io come ente per poter andare a gara. Quali sono le voci del quadro economico? Le voci del quadro economico sono principalmente lavori più relativa a IVA e ricordo a tutti che copre, il fondo copre sia i lavori che l'IVA direttamente correlata ai lavori. Una FAC ha precisato che sono ammissibili anche alcune determinate voci del quadro economico che per espressa previsione normativa primaria o secondaria debbano necessariamente essere adeguate e quindi siano in qualche modo trainate dall'effetto revisione prezzi della parte principale dei lavori. Quindi anche questo, due passaggi, è ovvio che io sto parlando di lavori, sto passando della re relativa IVA. È ovvio che mi aspetto che ci sia un quadro economico iniziale, un quadro economico adeguato alla revisione dei prezzi anche per verifiche future che faremo sulle, sulla verifica di utilizzo del FOI, perché comunque ci sarà un continuum, continu, andremo avanti anche ad analizzare e a verificare come avete utilizzato queste risorse. Uh, allora, uh, in caso di cofinanziamento abbiamo chiarito che il FOI co copre l'intero Fabbisogno, quindi anche in presenza di cofinanziamento da parte dell'ente il FOI arriva per l'intera opera. Quindi per permettervi ancora una volta di andare a gara col quadro economico aggiornato a prescindere se l'opera inizialmente sia nata con un cofinanziamento anche da parte prossa. Allora, cosa intendiamo per procedure di affidamento avviate? Um, per l'anno 2023 l'abbiamo chiarito in modo esplicito nel decreto MEF del 10 febbraio 2023, in particolare l'articolo 1, lettera G, è l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio della lettera di invito che sia finalizzato all'affidamento dei lavori. Nonché nel caso di affidamento congiunto, anche l'affidamento congiunto, progettazione ed esecuzione lavori, però è la gara pubblicata. Tutto il resto per noi non esiste e questo lo sottolineo perché ha creato diversi problemi, soprattutto in, nei casi delle verifiche esposta. L'altro elemento che abbiamo sempre chiarito, l'abbiamo mantenuto costante sia nel 22 che nel 23 è che nel caso di accordi quadro con Invitalia per noi da vale la gara fatta da Invitalia, quindi è la prima fase iniziale della gara di Invitalia che ci permette la verifica del rispetto del requisito dell'avvio del termine della gara nei termini previsti dalle diverse disposizioni. Quindi adesso siamo nella fase primo semestre, per noi è tutto ciò che è valido con queste condizioni tra il primo gennaio e il 30 giugno 2023. Non consideriamo in alcun modo valide per la verifica del rispetto del termine, ripeto, termine di accesso al poi, le procedure di affidamento della sola progettazione. Quindi ci sono cose che per noi non sono requisiti validi per dimostrare che siete andati a gara nel rispetto delle condizioni che ha posto il fondo. Questa slide, diciamo, ve la lascio un pochettino per memoria, perché sempre il DM del 10 febbraio 2023, questa volta per l'anno 2023, è stato molto puntuale su cosa è per noi il momento della verifica di rispetto dell'avvio dei termini. E passo sulle attività conclusive della prima, del primo semestre 2023. Allora, ehm, Primo semestre 2023 c'è stata la preassegnazione, preassegnazione che nell'anno 2023 e vale anche per il nostro secondo semestre si muove con un'iniziativa da parte dell'ente, quindi vogliamo una conferma da parte dell'ente che accetta che il suo fabbisogno può essere coperto solo dal 10% previsto da norma. Una volta accettato viene confermato dall'amministrazione finanziatrice, ma il lavoro non è finito. Il lavoro continua ed è stato disciplinato dal decreto perché l'ente ci deve poi comunicare tutte le informazioni della nostra gara d'appalto avviata entro i termini e deve aggiornarci all'interno dell'applicativo che cosa? Gli elementi che vi ho detto prima. Quindi, oltre all'avvio della gara, il fabbisogno finanziario emergente. Quindi ritorno, quadro economico iniziale, faccio i miei calcoli, fa bisogno emergente effettivo, guardo se posso fare qualcosa all'interno del mio quadro economico, guardo se ho altre risorse disponibili, a quel punto ho il mio fabbisogno emergente netto. Quindi l'assegnazione definitiva della mia preassegnazione del primo semestre 2023 lo diventa solo se voi accedete nella tile dedicata delle verifiche ex post che è stata aperta subito dopo, perché siete tenuti a farlo entro dieci giorni da quando staccate il CIG, ci fornite tutte le informazioni e inviate di fatto la notifica che siete andati a gara, qual è il vostro fabbisogno emergente, qual è il vostro fabbisogno netto. Due cose vi dico su questo punto. Uh, siete diciamo l'attività ancora in corso. Siamo ormai a metà giugno. Il grosso delegare della preassegnazione doveva essere avviato. Però abbiamo ancora davanti a noi 15 giorni. Da settimana scorsa stiamo fornendo a tutte le amministrazioni titolari interessate della preassegnazione Un'analisi di tutti i CIG lavori che ritroviamo per i quali non avete ancora fatto le verifiche ex post. Questo per permettere all'amministrazione titolare di sollecitare in qualche modo gli enti ad inserire le verifiche ex post ed evitare dei problemi, quindi di revocare risorse quando poi siete andati a gara effettivamente. Però, per tutti i beneficiari della preassegnazione del primo semestre, la raccomandazione che le attività che dovete fare adesso è compilare le verifiche ex post per rendere l'assegnazione definitiva. Eh, la slide successiva, diciamo, vi dà tutto nel dettaglio quello che vi ho detto prima, quindi quali sono gli elementi essenziali che devono essere inseriti nella taglia delle verifiche ex post. Quindi le informazioni relative all'avvio della gara, dal CIG, la data di pubblicazione. Il fabbisogno emergente vi abbiamo ricordato ancora come deve essere calcolato e il fabbisogno netto, in modo tale che sono pochi elementi che vi chiediamo, ma questi elementi devono essere completi. Per ogni procedura abbiamo ritenuto opportuno darvi uno scadenziario delle procedure, in modo tale che resti ben memorizzato anche voi quello che dovete fare e quando dovete farlo. Ribadisco la mia conferma della preassegnazione del primo semestre devo farla entro dieci giorni dalla procedura di affidamento e comunque non oltre il 10 luglio. Noi dobbiamo iniziare a correre a congelare la situazione perché avremo il mese di luglio in cui voi finite di lavorare e noi abbiamo due o tre decreti da fare. Quindi più lavorate bene e in anticipo voi più ci facilitate la vita e usciamo con i decreti in modo tempestivo perché... Se invece dobbiamo continuare diciamo, a recuperare enti che non hanno fatto tutte le attività che dovevano fare, perdiamo anche tempo a rincorrere le situazioni in qualche modo sospese. Questa slide, oltre a ricordare la scadenza, quindi la vostra parte di verifica esposta preassegnazione si concluderà il 10 luglio. Il 10 luglio noi chiudiamo la TIL definitivamente. Chi è dentro è dentro, chi non l'ha fatto non l'ha fatto. Nei dieci giorni successivi faremo il decreto di assegnazione definitiva. Eh, quando aggiorniamo i sistemi di monitoraggio? Che questa è una domanda che arriva spesso e lo voglio sottolineare. Avrete notato che il FOI2022 è stato aggiornato banalmente: Regis, come fonti finanziarie, piuttosto che MOP, lato PNC, nel momento in cui l'assegnazione è diventata definitiva. Noi non mettiamo e non aggiorniamo i sistemi di monitoraggio con assegnazioni provvisorie. Quindi una volta che facciamo il decreto entro il 20 luglio, pubblicato in gazzetto ufficiale, entro cinque giorni adegueremo i sistemi informativi per tutti gli enti che hanno fatto correttamente le verifiche ex post e sono confluiti nel decreto di assegnazione definitiva. Mentre per la procedura di preassegnazione siete tenuti a compilare la tile delle verifiche ex post, nulla dovete fare per, gli, per se siete beneficiari della procedura ordinaria, perché quella è una cosa che faremo noi d'ufficio e quindi saremo noi ad andare a individuare il CUP, eh, il relativo cig e a Decretare definitivamente l'assegnazione perché c'è un una non azione da parte vostra? Perché già in, nella procedura ordinaria tutto ciò che ci andate a raccontare con la presegnazione ce l'avete già detto, ci avete già detto qual è il vostro fabbisogno emergente, ci avete già dato quadro economico iniziale, quadro economico aggiornato e tutte le somme che avete a disposizione. Quindi la, il set informativo era già completo in sede di domanda, sempre per comodità. Vi lasciamo i riferimenti ai decreti, quindi sia al decreto del 10 febbraio, che l'articolo 10 in particolare parla delle verifiche ex post di cui vi ho parlato, sia al decreto di de, de ragioneria che ha diciamo, preassegnato le somme per la procedura ordinaria, il manuale che è quello che vi servirà per, la, diciamo, per fare le verifiche ex all'interno dei sistemi di monitoraggio e vi ho ribadito che l'aggiornamento dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione avverrà solo a valle del decreto di assegnazione definitiva. Altra domanda che sta arrivando ultimamente. Enti beneficiari della preassegnazione del primo semestre 2023 che non vanno a gara nel primo semestre 2023. Questa è una casistica già disciplinata dal decreto 10 febbraio, articolo 10,4, che dice chiaramente che gli enti beneficiari della preassegnazione del primo semestre 2023 possono accedere alle procedure del secondo semestre solo alla procedura ordinaria, quindi saltano la fase preassegnazione e. Una volta che accedono alla procedura ordinaria, in ogni caso andranno in coda a tutte le priorità previste dalla norma perché è un modo anche per applicare una sanzione per enti che hanno fatto accantonare risorse e poi non hanno rispettato un pochettino le regole del gioco, quindi non hanno rispettato il requisito dell'avvio della gara entro il mese di giugno 2023. Quindi la, I beneficiari, lo ribadisco, della preassegnazione, la procedura ordinaria, la cortesia è, vi abbiamo messo da parte delle somme, queste somme per essere definitivamente congelate, ci aspettiamo che tutti gli enti vadano a gara. In ogni caso, per gli enti che non andanno a gara della preassegnazione, la possibilità di accedere solo alle procedure del secondo semestre in coda a tutti gli altri. E, questo ai sensi del DM 10 febbraio, articolo 10,4. Chiusa la fase della preassegnazione, del primo semestre, abbiamo le due finestre del secondo semestre. Nel secondo semestre, le procedure si aprono in parallelo ed è questo, diciamo, un grosso rischio che vediamo. Cosa voglio dire? Avete già attive entrambe le tile, sia per la procedura semplificata, ovvero per confermare. Se vi basta il 10%, sia per la procedura ordinaria a cui dovete accedere se al contrario il 10% non vi basta. Le due procedure sono alternative. Quindi, una delle raccomandazioni è se accetto la preassegnazione, non accedete all'ordinaria, altrimenti ci ritroviamo con due domande in due procedure diverse e non sappiamo quali delle due far valere. A livello informatico stiamo mettendo dei controlli bloccanti, quindi per evitare che un ente che ha confermato la preassegnazione acceda alla procedura ordinaria, con sblocco solo d'assistenza tecnica, proprio per non ritrovarci con domande diverse su procedure diverse e non sapere quale delle due gestire. Quindi, una particolare attenzione al dove entrate per le procedure del secondo semestre. Che ribadisco, le abbiamo tutte e due in parallelo: non c'è prima la preassegnazione e poi la procedura ordinaria, le avete aperte entrambe le tile. E se confermate da una parte non dovete toccare l'altra tile per evitare che ci siano dei problemi. Allora, quali sono i requisiti per l'accesso al fondo nel secondo semestre? Al fondo del secondo semestre possono accedere tutti i CUP lavori, quindi CUP che, hanno, che sono CUP lavori, per i quali intendete andare a gara tra il 1 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023. Per che cosa potete accedere? Per il nostro fabbisogno finanziario netto, ovvero per tutto quello che vi ho ricordato prima, calcolo il fabbisogno emergente, nettizzo di eventuali economie che ho nel quadro economico o di chiusura di altri progetti, faccio richiesta al bordo. Eh, quali sono i prezzi da utilizzare? Anche questo previsto in specifica norma ed esplicitato in modo chiaro in questa slide. Come anticipava la dottoressa Dota, eh, gli, le amministrazioni titolari erano tenute a pubblicare l'elenco dei cup beneficiari e l'hanno fatto tutte, l'hanno fatto perché le abbiamo anche accompagnate in questa fase diciamo di pubblicazione entro i termini previsti dalla norma. di, eh, diciamo ci tengo a ribadire alcuni punti di attenzione sui cup ammessi alla preassegnazione come abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato prendendo tutti i CUP lavori prende, presenti in Regis, ovviamente con soggetto attuatore enti locali, perché la norma lo prevedeva solo per gli enti locali, quindi comuni, province, città metropolitane, unione di comuni e comunità montane. Abbiamo tolto chi? Abbiamo tolto tutti i CUP beneficiari ovviamente del FOI 2022, erano andati già a gara, non avrebbero avuto tutti nessun requisito. Abbiamo tolto i CUP previsti da specifiche norme, in particolare c'era una norma puntuale su un comune e dal Pinqua, uno per tutti, l'ultimo decreto, perché quelli erano già beneficiari anche loro nel 2022 delle risorse. Abbiamo anche tolto che chi, i CUP beneficiari della prassegnazione o dell'ordinaria del primo semestre 2023. Perché? Come ho detto prima, quelli beneficiari della preassegnazione potranno accedere nel secondo semestre solo alla procedura ordinaria e quelli della procedura ordinaria è l'ipotesi sottesa che è andata a gara. Quindi tutti i coup che non vedete ricadono in queste situazioni. Poi cosa non trovate nella preassegnazione? Non trovate neanche i coup finanziati con risorse nazionali. In particolare mi riferisco allo scorrimento di rigenerazione urbana e a due scorrimenti grossi fatti dal Ministero dell'Istruzione, quello delle palestre e delle scuole. Per questo mondo di CUP finanziati con risorse nazionali, i CUP potranno accedere, potranno accedere solo alla procedura ordinaria del secondo semestre, ma la novità è che possono accedere all'ordinaria anche con gare fatte nel primo semestre, quindi per l'intera annualità 2023, quindi per tutto ciò che è finalmente... Finanziato con risorse nazionali. È solo procedura ordinaria del secondo semestre, anche con CIG lavori sostanzialmente del primo semestre 2023. L'altro mondo che non vi ritrovate né in preassegnazione e nemmeno in ordinaria è tutto il mondo asirinito. Questo per scelta del Ministero dell'Istruzione perché c'era un target da raggiungere al 30 giugno 2023 e quindi l'ipotesi sottesa è che per loro non ci siano gare nel secondo semestre perché gli enti dovevano andare a gara entro il 30 giugno 2023. Quali sono i termini della nostra preassegnazione? La procedura è stata aperta con un giorno d'anticipo perché l'abbiamo aperta il 10 giugno. Avete tempo fino al 30 giugno per confermare l'istanza, quindi per accedere all'interno della TILE dopo aver valutato che il 10% sia sufficiente per andare a gara e confermare la presegnazione. Contestualmente... Stanno lavorando le amministrazioni titolari. Quindi, mano a mano che voi inserite le informazioni e confermate la preassegnazione, se le amministrazioni titolari stanno convalidando i CUP che possono essere convalidati per poter arrivare al decreto di preassegnazione entro il 15 luglio 2023. Anche lì. Poi iniziate il giro per la preassegnazione, quindi fatto il decreto del 15 luglio, andata a gara, dovete fare le verifiche esposte per permetterci poi di fare il decreto di assegnazione definitiva che è previsto il 20 gennaio 2024. A valle dell'emanazione del decreto di assegnazione definitiva, congelata l'assegnazione, aggiorneremo i sistemi di monitoraggio e poi potrete adeguare tutte le altre parti del monitoraggio di vostro interesse. Allora, eh, due vincoli, oltre a calcolare bene il fabbisogno, gare tra il 1 luglio 2023 e il 31 12 2023 e obbligo di procedere alle verifiche esposte su Regis per poter perfezionare il decreto di assegnazione definitiva. Anche qui abbiamo lasciato solo per memoria i riferimenti normativi e diciamo chiudo ricordando a tutti che la preassegnazione è per norma pari al 10%. Se questo 10% non vi basta dovrete accedere alla procedura ordinaria di cui vi parlerà la dottoressa Puglisi. Salve a tutti. Sì, posso? Dottoressa sì, Puglisi, due prego. grazie mille Sonia, come sempre, eh, precisissima. Io ci tenevo soltanto a ricordare perché sono ovviamente già arrivate, arrivati i quesiti su questo. Volevo ricordare, diciamo, precisare meglio quello che tu hai già detto e che è contenuto in una slide su cui però... E per motivi di tempo si è andata molto velocemente uh, il, il decreto che tu ricordavi quello del febbraio uh, 2023 del, del ministro dell'economia sì. uh, precisa ed è contenuto questo il contenuto de, del decreto è appunto in una di queste slides che poi presenteremo e pubblicheremo sul sito di Anci Nazionale precisa che avvio Uh, della gara uh, vuol dire anche pubblicazione dell'appalto integrato, cosa che tu hai detto Sonia, però dell'appalto integrato anche sulla base di un piano di, uh, di, un, diciamo, di un progetto di fattibilità uh, tecnico ed economica. Quindi anche quello vale, e valeva del primo semestre, vale anche nel secondo semestre come avvio delle procedure di gara. Altra precisazione che voglio fare io perché già ehm, mi immagino le domande che arriveranno, così come sono arrivate nel primo semestre, arriveranno anche nel secondo semestre rispetto alla conferma e al valore della conferma eh, in piattaforma della preassegnazione del 10% sull'importo del decreto di assegnazione delle risorse. Uh, nel secondo semestre 20 giorni dal 10 di giugno il termine per i soggetti beneficiari è il 30 di giugno la conferma della preassegnazione in attesa e nelle more della pubblicazione del decreto di assegnazione definitiva e titolo perché voi non vi fermiate e eh, quindi potete andare avanti con le procedure di gara nelle more della pubblicazione del, um, del decreto del ragioniere generale dello Stato. Grazie, scusate, ma ci tenevo perché mh, già eh, mi arrivano. Uh, domande uh, su questo, su precisazioni su questo ed erano arrivate sia diciamo nel primo semestre adesso ovviamente si um, ripetono nel, per il secondo semestre. Passo la parola alla dottoressa Puglisi scusate se ho tolto qualche minuto il suo intervento. Grazie. Allora per quanto riguarda la procedura ordinaria, vorrei innanzitutto eh, precisare alcune cose che abbiamo già detto, ma che eh, sono importanti per delimitare eh, la procedura stessa. Eh, I requisiti per accesso al fondo sono gli stessi, cioè la gara deve essere avviata eh, in questo caso nel secondo semestre, quindi a partire dal primo di luglio al 31 dicembre. Cosa c'è di diverso rispetto alla procedura semplificata? Innanzitutto, che alla procedura di semplificata possono accedere solamente gli enti locali in attuazione di interventi finanziati con PNRR e PNC e nient'altro. Secondo elemento che è già stato richiamato è il 10%. Gli enti che accettano entrando su Regis e confermano la preassegnazione hanno solo il 10%, lo hanno senza. Diciamo compilare la, la domanda che invece viene compilata eh, nel caso della procedura ordinaria, con l'indicazione di tutti i dati che vengono richiesti e hanno la possibilità, appunto, di considerarla già come titolo per andare a gara. Nella procedura ordinaria, invece, l'ente o la stazione appaltante, perché in questo caso, appunto, entrano sia gli enti locali, ma eh, tutti gli altri, per i quali è l'unica modalità eh, di accesso al fondo. Entrano e chiedono sulla base del fabbisogno reale che hanno, quindi, determinano, come ci ha precedentemente raccontato la dottoressa Caffù, il loro fabbisogno, che deve essere al netto dei di somme a disposizione e eventuali economie già in essere, già a disposizione della stazione appaltante. Su questo punto eh, mi preme ricordare anche che il decreto ministeriale del 10 febbraio che appunto dà la regolamentazione alla procedura ordinaria e anche alle procedure di verifica della preassegnazione prevede che per la sezione appaltante è anche obbligatorio eh, rimodulare le somme a disposizione nella misura almeno del 10% o in alternativa, le, ehm, le spese per imprevisti del, della misura, nella misura del 30%, salvo ehm, che vi siano mo, motivi ostativi che devono essere però convalidati dall'amministrazione di riferimento. Pertanto, quando la stazione appaltante entra su Registi, compila la sua domanda ordinaria dovrà indicare tra le eh, informazioni che vengono chieste nei manuali in modo molto dettagliato anche la disponibilità di risorse che in questo caso, nel caso della procedura ordinaria, è definita in modo anche numericamente eh, percentualmente preciso. Cosa cambia anche nella, eh, rispetto alla procedura di preassegnazione? Che ehm, c'è una graduatoria. C'è un elenco eh, di priorità che è stabilito dal comma 375 eh, che appunto determina eh, cosa viene prima e cosa viene dopo, per cui io accedo eh, al fondo solo se le risorse eh, sono disponibili sulla base di una graduatoria che viene fatta ehm, sulla base di due criteri soprattutto cioè, che sono insomma, abbastanza ehm, rilevanti. Il primo è il dato di gara, quindi eh, viene prima chi va a gara prima e il secondo è la data di presentazione della domanda di accesso al FOI, quindi viene costruita nel caso di insufficienza di risorse, viene costruita una graduatoria che si basa sulle priorità che adesso vi racconto del comma 375 e sulla base di questi altri due elementi delle due date. Il comma 375 che adesso mm, vediamo um, proiettato uh, nella slide determina l'ordine di priorità degli interventi. Innanzitutto la lettera A riguarda i finanziamenti con le risorse previste al PNRR, che sono chiaramente la, la priorità assoluta. Segue eh, ciò che è finanziato a valere del PNC e gli interventi infrastrutturali per i quali sono stati nominati i commissari straordinari. Alla lettera B segue la lettera B bis, che è quell'intervento che è stato inserito, come, eh, come, già, come è già stato detto, che riguarda interventi che sono finanziati con risorse nazionali, statali, però che concorrono al, alla, alla, um, agli obiettivi, come dire, del piano nazionale di ripresa e di resilienza. E, um, la particolarità che deriva da, dall'emendamento di cui si è parlato che in, al, eh, al decreto legge governance che è in, in via di, insomma, di conferma prevede la possibilità che eh, questi interventi. Eh, possano accedere nel corso della procedura ordinaria del secondo semestre anche per gare avviate nel primo semestre, per sanare ehm, appunto quella che era eh, una mancata previsione nel primo semestre. Quindi adesso questi interventi che sono, ripetiamo, rigenerazione urbana, altre misure eh, di istruzione quali palestre e scuole, lo scorrimento delle gradatorie, possono accedere nel, nella procedura ordinaria secondo semestre con CIG di gare avviate nel primo. La lettera C poi riguarda invece ehm, degli interventi che sono attuati nell'ambito del, del Giubileo, quindi dal commissario straordinario Giubileo, i giochi del Mediterraneo che sono ehm, avviati dall'Agenzia per la coesione territoriale e poi eh, anche eh, gli interventi per il sito di Brescia Gaffaro, eh, di messa in sicurezza e bonifica di questo sito. A seguire ci sono le, le lettere D e D bis. E poi la, let, infine la lettera E. La lettera D, diciamo che non riguarda il secondo semestre perché riguardava chi non era dato a gara nel primo semestre, del, nel, chiedo scusa, nel 2022 aveva la possibilità di rinunciare ed essere poi inserito secondo quanto prevede la lettera D. La lettera D bis è quella procedura di rilaniamento di cui abbiamo detto prima. È appunto in corso di approvazione e sarà approvata a giorni perché... Eh, e alle battute finali l'atto senato insomma, di discussione e, e per, ci permette, ci dà la possibilità di riammettere tutta una serie di interventi che eh, eh, erano rimasti fuori dalle assegnazioni sia del 2022 che del primo semestre 2023 perché non si era completata per qualche motivo la procedura sia semplificata che ordinaria. Queste fattispecie adesso le, le vedremo con, con maggiore dettaglio più avanti. Infine abbiamo un'altra tipologia che è una tipologia residuale che è prevista dal Comma 375 solo per il secondo semestre e che eh, riguarda a condizione che eh, ci siano risorse dopo l'assegnazione delle altre fattispecie con priorità maggiore. Riguarda interventi che sono integralmente finanziati con risorse statali, che comunque devono essere realizzati entro il 31 dicembre del 2026. Questo è, come dire, il, la, la, il termine che riguarda tutti gli interventi ammessi al FOI, e che devono essere completati e le, le, le opere che sono avviate e vanno completate entro il 31 dicembre 2026 per poter accedere al FOI. Con riferimento a queste risorse, ehm, eh, chiedo scusa a questi interventi, occorre che nella, eh, compilazione, durante la compilazione della domanda eh, di accesso sia attestato che l'intervento è finanziato integralmente con risorse statali e che l'intervento è monitorato sui sistemi informativi. Quindi se entro dieci giorni dalla chiusura della procedura però non risultano i dati, non risultassero i dati di finanziamento del... Del quadro economico del cronoprogramma, ehm, l'istanza non sarebbe ammissibile alla graduatoria. Quali sono mm, i CUP abilitati all'accesso al FOI? Ce li descrive la dottoressa Caffù. Sì, seguono un pochettino la stessa logica fatta per la procedura della preassegnazione del secondo semestre. In questo caso, ovviamente, il perimetro è stato ampliato, abbiamo preso tutti i CUP lavori presenti in Regis e abbiamo incluso anche i cup servizi del solo bando borghi perché sempre il nostro emendamento che ha in qualche modo recuperato tutti i problemi che avevamo in giro ha detto che per la misura dei borghi sono ammissibili anche i cup servizi da questo abbiamo nettizzato solo i cup beneficiari del poi 2022 quindi solo quelli, quelli che abbiamo nel primo semestre 2023 li abbiamo lasciati perché vi possiamo Fare inserire nella secondo semestre procedura ordinaria, anche se con penalizzazioni. Abbiamo tolto per la stessa ragione il Pinqua perché per noi è definitivo al pari del FOI 2022, e abbiamo abilitato tutti i coop anche. Ribadisco, finanziati con risorse nazionali, quindi il nostro scorrimento Rigenerazione Urbana più lo scorrimento Palestre e Scuole, abilitando questi tuppa ad inserire anche i CIG del primo semestre 2023. Non accedono. In alcun modo la misura degli asili nido al pari della preassegnazione perché gli asili nido dovevano andare a gara entro il 30 giugno 2023, quindi per loro il ministero ritiene che non ci debbano essere gare nel secondo semestre. E ribadisco, per i borghi abbiamo abilitato la procedura ordinaria anche i gruppi servizi. La diapositiva che segue ci dice quali sono le tempistiche. Per la procedura ordinaria secondo semestre è importante, ci sono 20 giorni per l'inserimento della domanda da parte delle stazioni appaltanti. Il termine è già in corso perché abbiamo aperto la procedura giorno 16 giugno. I 20 giorni scadono il 6 di luglio. In esito all'inserimento della domanda da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni finanziatrici avranno ulteriori 10 giorni, quindi fino a, a di nuovo il 16 di luglio, per presentare l'istanza. C'è cioè un'istruttoria, presentano un l'istanza, dopodiché faremo ehm, i nostri controlli, le nostre ehm, istruttorie per arrivare al decreto di assegnazione. Una cosa che ehm, è importante da, da dire per quanto riguarda la, la, i CIG del... Le gare avviate della, della procedura ordinaria è questa. Come giustamente diceva la dottoressa Caffù prima, non ci sono adempimenti in capo alle stazioni appaltanti. La stazione appaltante deve andare a gara e ehm, tramite i sistemi di monitoraggio eh, noi ehm, controlleremo l'avvio, ehm, questo ehm, per l'assegnazione la, definitiva, con, verificheremo l'avvio delle, delle gare. Dell mi preme però dire eh, che le sezioni appaltanti eh, devono magari accertarsi che sui sistemi di ANAC eh, non ci siano problematiche. Perché una, una problematica importante che abbiamo riscontrato e che ha portato, eh, diciamo, nella prima tornata, a non poter ammettere eh, degli enti delle sezioni appaltanti poi a, a finanziamento era il fatto che non risultassero. Eh, correttamente i CIG sul sito Simog dell'ANAC perché magari per errori perché l'ente era entrato una seconda volta aveva modificato dei dati quindi non risultava ehm, ad esempio la data eh, che forse uno degli elementi più importanti la data di, di pubblicazione del bando all'interno del perimetro previsto dalla norma quindi quello che la stazione appaltante l'ente può fare è che quando avvia la gara si accerti che eh, il e eh, appunto il CIG su, su, sul sito Simog di ANAC risulti, risulta correttamente individuato e, e impostato. Eh. Dopo il decreto di conferma, appunto, si aprirà la, la fase di monitoraggio. E questo, come appunto diceva prima la dottoressa Caffù, riguarda le assegnazioni definitive, non riguarda le assegnazioni ehm, eh, che ancora non vengono confermate solo in seguito al decreto, ehm, come dire, ex post. Che noi faremo ehm, dopo il controllo dei CIG e dell'avvio delle gare, eh, saranno aggiornati tutti i sistemi di monitoraggio È disponibile la guida. Eh, per la presentazione della domanda eh, che spiega appunto per ogni, eh, per ogni campo da compilare quali sono gli dati, i dati che devono essere forniti. Vi lasciamo anche in questo caso tutti i riferimenti utili eh, per poter procedere. Eh, per quanto riguarda poi quella che noi abbiamo chiamato procedura di riallineamento, eh, appunto è già stato detto che è una, il comma 4 bis che viene inserito all'articolo 18 del decreto legge 44 in corso di conversione e che ci permette di riacchiappare eh, recuperare eh, tutta una serie di domande e eh, di eh, preassegnazioni che non è andata a buon fine, come dicevo prima. Eh, L'emendamento che è quello che vedete adesso nella slide, innanzitutto prevede, ha aggiunto alla lettera B bis che vi ho presentato, la possibilità di avviare le procedure. Eh, la richiesta nel secondo semestre anche per procedure di affidamento eh, avviata nel primo semestre per mh, quegli interventi di rigezione urbana e di istruzione di cui abbiamo parlato e poi viene inserita la lettera di bis. Che appunto prevede la possibilità di recuperare eh, adesso vedremo in modo più approfondito tutte le casistiche, però di base si fa riferimento sia alle procedure di preassegnazioni che eh, di recupero del 2022, sia nel, per quanto riguarda il primo semestre del 2023 eh, alla preassegnazione, alla procedura, ehm, la preassegnazione. Eh, inoltre ehm, la misura Borghi che vi, che, di cui parlava prima la dottoressa Caffù eh, viene ammessa grazie a questo eh, quest emendamento anche per le, eh, i cup che sono relativi a servizi ma per, limitatamente alla quota lavori. Quali sono i requisiti per l'accesso? Quindi dobbiamo distinguere 2022-2023. Per il 2022 sono ovviamente gli interventi per cui bisognava avviare le gare dal 18 di maggio, data in cui è appunto è stato aperto il primo la prima procedura FOI, fino al 31 dicembre 2022 che hanno CIG perfezionati eh, sia per la procedura semplificata e quindi si tratta di enti per cui ehm, non è stata fatta la procedura di verifica ex post, quindi sono rimasti eh, non assegnati definitivamente proprio perché mancava um, questa fase del, del procedimento. Eh. Noi abbiamo anche ehm, casi di procedura ordinaria che avevano un CIG valido, ma per i motivi per cui vi dicevo prima eh, non, erano, non risultavano rispettati i requisiti di gara perché eh, non risultavano corretti o, mh, mh, o in modo... Eh, come dire rispettoso della norma i, le gare avviate sui, sui siti ANAC eh, sul sito ANAC del Simog. E poi anche per la procedura cosiddetta di recupero, che è stata quella fatta a fine anno eh, per recuperare chi non era riuscito a presentare la domanda nelle precedenti, eh, nel caso in cui non è stata perfezionata l'istanza. Per il 2023 abbiamo in questo caso la procedura semplificata del primo semestre nel caso, per tutti i casi in cui non è stata perfezionata la procedura di validazione da parte delle amministrazioni quindi l'ente ha presentato domanda di conferma della frassignezione entro il 30 di gennaio ma la procedura non si è conclusa e eh, idem per la procedura ordinaria primo semestre la stazione appaltante ha presentato domanda di accesso ma non si è perfezionata la relativa non è stata perfezionata la relativa istanza. Inoltre abbiamo i, i bordi, quindi eh, tutti gli interventi che ricadono in quella missione che possono, che possono essere anche individuati eh, da un CUP avventatori servizi, ma per eh, tutti quelli che saranno i CIG lavori. Quindi le procedure di gara avviate per, per i lavori. E infine. Ehm, questi, il numero 7, sono eh, gli già richiamati interventi della dell'Elettra B BIS, quindi gli interventi integralmente finanziati con le risorse statali eh, che però hanno, eh, si, ai quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR per le gare del primo semestre. Allora. Adesso passo la parola a Sonia. Eh, io vorrei, diciamo, riassumere di questo emendamento Omnibus che ha raccolto, diciamo, tutti i vari pezzettini che avevamo in giro, riassumere le attività che dovete fare voi come enti, per almeno, diciamo, ci sono cose che andranno dei plan e non dovete far nulla, cose invece per le quali dovete far qualcosa. Parto dal 2022. Il 2022 è quello che è un po' il problema grosso. Quindi, sulla nostra slide a sinistra punto 1, la procedura semplificata che molti di voi, perché siete numerosi, non hanno fatto le verifiche ex post. Allora, noi apriremo una tile, un'altra, giusto perché non ne abbiamo abbastanza in queste, prime, in queste due settimane. Quindi sarà la quarta tile che mh, riapriremo che si chiamerà procedura di riallineamento. A chi abiliteremo questa procedura riallineamento punto uno della slide? Tutti i CUP per i quali le amministrazioni titolari ci hanno detto guardate c'è qualcuno che si è dimenticato di fare la verifica ex post. Noi nel corso di questi mesi abbiamo tenuto sia noi che le amministrazioni titolari una situazione di tutti i CUP lavori che avevano i requisiti di gara e ci hanno detto non ci ritroviamo nel decreto di assegnazione definitiva. Quindi chi ha scritto dovremmo averlo già catturato, chi non ha scritto mi facesse la cortesia di scrivere sia a fondo che all'amministrazione titolare in modo tale che il CUP incriminato sia inserito e profilato per permettergli di fare la procedura di riallineamento e rendere definitiva l'assegnazione. Chi ricade in questo punto 1 ricade solo l'ente che non ha fatto le verifiche ex post. Questo perché lo dico? Perché ci state anche scrivendo alcuni enti che si trovano nel decreto di assegnazione definitiva con un importo inferiore rispetto alla rimodulazione richiesta. Per noi chi sta nel decreto definitivo anno 2022 ormai è congelato ed è congelato per quel CUP con quell'importo. Quindi la procedura di riallineamento relativa alla semplificata del dell'anno 2022 interessa banalmente tutti gli enti che non vedono il loro cup nel decreto di assegnazione definitiva dell'anno 2022 e quell'elenco degli enti mancanti ci sarà fornito dalle amministrazioni titolari quindi chi non si fosse ancora fatto sentire scrivesse perché noi stiamo aspettando la conversione e questa procedura al più tardi va in linea venerdì questo quindi siamo ormai in tempi stretti il punto 2 a voi non interessa, lo facciamo noi d'ufficio, è una procedura ordinaria, ve l'ha detto bene la dottoressa Puglisi, su questo non dovete fare attività, questo lo recuperiamo noi. Punto 3, eh, il punto 3 è diciamo tra virgolette una colpa dell'amministrazione finanziatrice, anche in questo caso è una procedura che prendiamo noi dal passato, che è rimasta sospesa e la sisteniamo noi nel decreto di assegnazione definitiva. Punti 4 e 5, in particolare il punto 4 della procedura semplificata primo semestre interessa uh, se ne abbiamo con, mh, collegati alcuni casi, uno per tutti, quello delle ciclovie dove sono state erroneamente azzerate e non confermate le preassegnazioni. Anche questo ci fornirà l'elenco puntuale, il MIT e verranno ripristinati d'ufficio in qualche modo tutti gli errori. Quello che chiediamo però per il punto 4, essendo una preassegnazione, è fare la verifica ex post. Quindi anche il cup del punto 4, al pari del nostro punto 1 del 2022, gli sarà abilitata da tile delle verifiche ex post, anche se non era stato nel ricompreso nel decreto di preassegnazione del primo semestre. Punto 5 è, la virgolette, un non problema, è un po' simile al punto 3. Voi avevate fatto tutto correttamente, non ha fatto qualcosa l'amministrazione titolare, finiamo il lavoro con l'amministrazione titolare. Sul punto 6 mi soffermo un attimo perché i borghi, noi abbiamo una serie di cup servizi erroneamente inseriti nel decreto di preassegnazione del primo semestre. Quoi CUP non li ritrovate adesso nella tile delle verifiche ex post, diciamo ordinaria, ma li ritroverete nella tile della procedura di recupero per fare le verifiche ex post. In ogni caso, non vi preoccupate che le amministrazioni titolari vi avviseranno, diciamo, quale tile dovete compilare per che cosa. Ribadisco che per i e CUP servizi che andranno a gara nel secondo semestre. Accedono all'ordinaria solo limitatamente ai CLP dei lavori, sostanzialmente adesso che avete fatto tutti i CLP. Eh, sul punto 7, l'abbiamo già detto più volte, stiamo sempre parlando del solito scorrimento a rigenerazione urbana, dello scorrimento palestre-scuole del blocco istruzione. Questo segue l'iter della procedura ordinaria, con l'unica eccezione che potrete inserire e agganciare anche i CIG del primo semestre. Questa slide di fatto riassume quello che vi ho detto, quindi vi focalizza su quelli che sono i vostri compiti per questa procedura di recupero per le parti di interesse, quindi i famosi punti 1, 4 e 6 della slide precedente. Ripeto, tutto quello che abbiamo, abbiamo raccontato in queste ultime slide non è ancora in linea perché stiamo aspettando che venga convertito il DL dove è stato inserito l'emendamento. Per comodità vi abbiamo rimesso riferimento normativo, anche se la slide con cui ha aperto la dottoressa Pughisi era già, diciamo, esplicitato in modo chiaro il testo dell'emendamento approvato. Abbiamo ritenuto opportuno mettervi una slide generale di promemoria, perché eh, avete, ripeto, noi da qui al 6 luglio abbiamo aperte... Quattro procedure. Il punto 1 della verifica della preassegnazione sarà aperto fino al 10 luglio, ma stiamo parlando di due settimane per concludere, diciamo, le attività su più fronti. Sia verifica esposta primo semestre entro il 10 luglio, punto 1, preassegnazione conferma entro il 30 giugno, in alternativa alla preassegnazione secondo semestre conferma procedura ordinaria entro il 6 luglio e una volta aperta avrete tipo 10 giorni scarsi per mettere a posto tutte le procedure di riallineamento che ho, di cui vi ho parlato. In particolare mi riferisco alle verifiche ex post del 2022 mancate. Eh, una delle domande che ho visto prima di, eh, di, diciamo, di collegarmi eh, mi, mi porta a sottolineare una cosa. Um, adesso mi è sfuggita la domanda, scusate, vabbè, inizio... Allora, eh, avevate chiesto, mh, eh, allora, la cosa che volevo chiarire era, le scadenze del FOI di cui vi abbiamo parlato non inficiano in alcun modo, ma questo ve l'abbiamo già detto, le milestone target, lo sanno bene quelli di rigenerazione urbana. L'accesso dei FOI ha degli slot temporali e dei termini, ma se milestone e target vi fissano termini differenti per i PNR... Resta valido quello che vi hanno detto negli atti sottoscritti. Um, quindi mi raccomando, non fate confusione con le date. Un conto sono le scadenze del FOI per accedere al FOI e un conto sono le scadenze che avete sottoscritto con gli atti di divisione d'obbligo con le amministrazioni finanziatrici. Che il FOI non le sposta in alcun modo. Allora. Uh, alcuni punti di attenzione, diciamo finali, sempre su temi che stanno ritornando sui vari quesiti. Ve l'abbiamo già detto ripetutamente nelle slide precedenti. Voi vi ritroverete i sistemi di monitoraggio, quindi banalmente Regis, quadro delle fonti aggiornati solo a valle del decreto di assegnazione definitiva. Quindi il 2022 già lo vedete perché abbiamo l'assegnazione definitiva. Il 2023, primo semestre, una volta fatto il decreto di assegnazione definitiva, molto probabilmente vi ritrovate l'aggiornamento entro fine luglio se riusciamo tutti a rispettare i termini che dobbiamo rispettare. Per le procedure del secondo semestre ne riparliamo a inizio 2024 quando si concluderanno le verifiche ex post e potremo aggiornare i sistemi di monitoraggio. Il che tradotto vuol dire che in attesa che venga integrato il FOI e mi raccomando non dovete chiederlo voi nella tile che hanno aperto i colleghi per inserire i CUP e cambiare gli importi del quadro economico perché il FOI lo gestiamo noi sulla base dei decreti di assegnazione. Quindi non ci mettete mano perché rischiamo di fare dei pasticci. I colleghi che si occupano di evadere le vostre domande potrebbero non accorgersi che state tentando di inserire il FOI, Quindi rischiamo di duplicare le informazioni all'interno dei sistemi di monitoraggio. Quindi il FOI non è compito vostro inserirlo in Regis, è compito nostro a valle dei decreti di assegnazione definitiva. Altra domanda classica sul tema gare deserte viene disciplinato in modo chiaro e puntuale all'interno del decreto del 10 febbraio 2023, dove si chiarisce che nel caso di gare deserte per il primo semestre, nella sostanza... Fate le verifiche esposte col ciclo della gara andata a deserta e poi dovete ribandirla entro il 30 settembre 2023. Ma vi lasciamo andare avanti se la gara è andata deserta. E questo vale anche per il secondo semestre con la regola del gioco che è 31 marzo 2024. Quindi il ciclo da inserire per verifica esposta è di fatto quello della gara originaria che poi è andata deserta. Una FAC che ormai è pronta e stiamo pubblicando è quella, ma quando mi pagate il FOI? Che è una domanda classica, ovviamente, adesso si è chiuso soprattutto per il FOI 2022, come si procederà a pagare il FOI? Allora, a livello pratico, operativo, avete visto il FOI è stato inserito nelle fonti di finanziamento. Per quanto riguarda le opere PNR, pubblicheremo questa FAC dove andiamo a chiarire. Che il FOI diventerà a livello di pagamenti un tutt'uno con la quota PNR. Quindi, nel momento in cui andrete a fare le rendicontazioni all'interno del sistema Regis, quello che andrete a rendicontare in presenza di un'opera finanziata integralmente da PNR più FOI è un importo richiesto che comprende sia PNR sia FOI. Nel caso di un'opera cofinanziata anche da voi, al contrario. L'importo totale del pagamento dovrà essere richiesto solo su PNR e FOI. Quindi, questa PAC penso che la manderemo in pubblicazione in giornata, sempre in area RGS la troverete pubblicata e la divulgheremo anche alle amministrazioni titolari che ancora non lo sanno. Il FOI diventerà un'ulteriore fonte che andrà di fatto a integrare la misura del PNR. Gli altri temi che ci state ponendo sono di due tipi, utilizzo, ribassi d'asta o uh, necessità di fare varianti in corso d'opera in presenza dei FOI. Su questi due fatti ci stiamo ancora ragionando. Io ricordo a tutti solo una cosa, che sia per il FOI 2023 sia per il FOI 2022, l'abbiamo messo come riferimento, c'è scritto espressamente che... I ribassi restano nelle nostre mani fino alla fine del progetto, ma una volta concluso il progetto, le economie del progetto ritornano prioritariamente al fondo FOI. Quindi ci tornano indietro, il non utilizzato ci torna indietro. Quindi vi chiariremo una volta condiviso se avete necessità di fare varianti nel caso di FOI, se potete utilizzare anche la quota FOI o no. Questa sarà la risposta che vi daremo e nel caso di ribassi d'asta anche come allocare nei sistemi di monitoraggio le eventuali economie post gara nelle mode della conclusione del progetto. Eh, restano attivi come sempre i due servizi, quindi la casella fondo opera indifferibile a cui potete scrivere per tutti i quesiti di natura amministrativa, quindi non informatica ma amministrativa. E la casella dell'assistenza tecnica. Su casella dell'assistenza tecnica, banalmente non vedo il CIG che devo associare, non mi ritrovo il CUP. Ovviamente, per gli, già, gli utenti già profilati, vi chiediamo di aprire direttamente un ticket accedendo all'apposita tile all'interno del sistema Regis, in modo tale che ne teniamo anche traccia. E eh, chiudo dicendo quello che vi ho già anticipato: che a valle del nostro incontro abbiamo già fornito a Ranci la presentazione ad Anciupi e forniremo anche i manuali delle procedure attualmente aperte. In modo tale che accanto alle slide vi ritrovate anche i manuali. E non appena apriremo la tile della procedura di riallineamento, forniremo anche lì le guide ad Anciupi per poterle divulgare in modo un pochettino più diretto. E io con questo. Avrei finito. Grazie mille Sonia, grazie alla dottoressa Puglisi. E, mh, devo dire che eh, la, diciamo, l, le, le principali questioni sono state affrontate, anche le domande che vedo nelle chat. E riguardavano un po' argomenti che nel corso del webinar sono stati affrontati e su cui poi, ovviamente, daremo risposte puntuali, ma credo che eh, i dubbi saranno fugati. Anche soltanto con la pubblicazione delle slide della dottoressa Pugliese e della dottoressa Caffù. Io, Sonia, ricorderei infine soltanto Scusa, le. scadenze. Mi sono ricordata cosa dovevo dire, però. Allora, aggiungo eh. due cose oltre alle scadenze. Allora, per, uh, vi ho ricordato che per la preassegnazione non accettiamo primo semestre 2023, non vengono accettate rinunce, quindi semplicemente non compilate le verifiche esposte potrete accedere al secondo semestre solo in procedura ordinaria in po' a tutti gli altri. Al contrario, per gli enti beneficiari della procedura ordinaria è possibile dare comunicazione formale con le motivazioni di. Eh, non riuscire ad andare a gara le amministrazioni finanziatrici per quanto riguarda le scadenze che penso che la dottoressa Dota mi chiedesse quello ricordo tutti che verifiche ex post primo semestre 2023 entro dieci giorni dal perfezionamento del CIG potete fare le verifiche ex post il termine ultimo per mandarle è 10 luglio 2023 data ultima poi noi chiudiamo il lucchetto e non potete più accedere sia la procedura ordinaria che la preassegnazione del secondo semestre, le tile sono già aperte. Preassegnazione termine ultimo ore 23.59 del 30 giugno. Procedura ordinaria termine ultimo ore 23.59 del 6 luglio. La procedura di riallineamento, al contrario, quindi banalmente il recupero di tutto il 2022 non è andato a buon fine, non è ancora aperta. Nel momento in cui sarà aperta, ipotizzabile venerdì, non mi ricordo che numero è, 23. La data di chiusura, anche per questa, è il 6 luglio 2023. Quindi si chiuderà contestualmente alla procedura ordinaria. Sonia, posso un attimo aggiungere una cosa? Mi è caduto l'occhio su una, una domanda sulla procedura di riallineamento, visto che ne stai parlando. Possono essere ammessi solo quelli per i quali c'è già una domanda ordinaria o che sono nell'elenco. Di enti aventi diritto alla pressegnazione che non hanno fatto procedure di verifica. Quindi non può essere qualcosa antecedente al 18 maggio e non possono essere enti che non hanno presentato domanda prima che si sono scordati, ecco, se sono procedure che non si sono perfezionate. Esatto, e questo lo sottolineo perché ne ho anch'io ho viste diverse: che chi nel primo semestre non ha fatto richiesta di pressegnazione e non ha fatto richiesta per la procedura ordinaria non rientra nella procedura di recupero. Cioè chi nel primo semestre si è dimenticato di fare domanda al FOI non potrà accedere in alcun modo nel secondo semestre, se non con gare del secondo semestre, ma se siete già andate a gara non ci potete accedere. E non c'è un emendamento in giro che tuteli questa situazione. Io ricordo soltanto la norma del, della legge di bilancio. Il comma 3, eh, 370 eh, sul valore giuridico della mancata conferma, perché anche questa è una domanda che ci è stata fatta. La mancata conferma significa perdita della preassegnazione nei termini previsti dalla norma di bilancio. Quindi entro 20 giorni, entro il 30 giugno, come ha già ricordato la dottoressa Caffù. Uh, entro la mezzanotte del 30 giugno occorre confermare uh, in piattaforma l'importo della preassegnazione del 10% delle risorse uh, previste dal decreto di assegnazione delle stesse. Se non ci sono Sonia, uh, altre Simona, se non avete altri, sì. altre risposte a qualche domanda che è prevista in chat ce sì. ne sono tante diciamo a cui abbiamo già risposto a cui avete già risposto comunque con con le slides e con l'illustrazione delle slides alcune diciamo eh, ad, ad alcune non, non serve nemmeno dare ulteriori risposte perché basterà pubblicare appunto le slides di questa giornata se volete aggiungere qualcosa Sì, se posso una cosetta eh. L'elenchi pubblicati di, di prassegnazione non sono elenchi di, di, di beneficiari, sono elenchi di potenziali beneficiari. Cioè non è, perché è arrivata anche questa domanda nella casella postale: chi è nell'elenco dell'amministrazione di riferimento non ha sicuramente diritto, ha diritto se chiede, perché la norma prevede che debba essere confermata per essere definitiva la prassegnazione. Chiedo scusa per il perché poi comunque c'è la verifica ex post da fare per confermarla definitivamente, però bisogna che l'ente lo dica, voglio la preassegnazione, ecco questo intendevo. Certo, sì, sì, hai fatto benissimo a ricordarlo, perché è evidente che potrebbero avere un, un aver elaborato un progetto per cui non, non hanno bisogno di preassegnazione, non hanno bisogno dell'accesso al fondo e quindi non hanno bisogno del 10% in più potrebbero non avere bisogno quindi è la conferma entro i 20 giorni eh, che corrisponde nella procedura del comma 369 a, ad un diciamo richiesta e quindi accettazione eh, del, della preassegnazione che le singole amministrazioni titolari del, dell'investimento dell'intervento possono diciamo semplicemente suggerire Uh, attraverso appunto la pubblicazione dei coup sui propri siti. Quindi per questo io ci tengo a, 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 fino alla noia a ricordare che eh, dal 10 giugno gli enti locali hanno 20 giorni per confermare e quindi richiedere l'assegnazione di quelle risorse, un aumento automatico del 10% rispetto alle risorse del decreto di assegnazione. Se non, avete altri, uh, se non avete altre risposte a qualche domanda a cui rinviamo comunque successivamente. Io vi ringrazio, ringrazio la dottoressa Caffù, uh, ringrazio la dottoressa Puglisi e mm, rinvio al sito di Anci e Dupi per uh, la, diciamo, la pubblicazione delle, delle slides di oggi. Il rinvio ovviamente alle FAC. Che pubblicheremo non appena, non appena chiuse, e siete ancora numerosi, quindi vuol dire che anche questa volta uh, abbiamo colto nel segno. Vi ringrazio tutti e vi auguro buon lavoro. Buona grazie. giornata a tutti, grazie. Arrivederci, grazie.